Bagnoli e Passarelli, due campobassani che continuano a vincere campionati su campionati. Questo mi sa, tra le vostre vittorie, forse quello più particolare, perché ad aprile eravate tutti depressi, morti dopo la sconfitta con la Win, adesso siete risorti, forse non ci credevate neanche voi dopo quel giorno. No, dopo quel giorno forse le speranze erano finite, però poi la società è stata brava a tenerci uniti, a darci le giuste motivazioni per arrivare a soffrire fino al 14 di giugno e a vincere un campionato isperato e soprattutto con dei playoff dove non mai nessuna squadra molisana ha vinto i playoff nazionali, quindi è un onore doppio e un piacere doppio. Beh, sicuramente dopo una sconfitta pesata ci siamo ripresi una gran bella rivincita. Sono contento così, anche se non ho potuto giocare. Ed è anche un messaggio da mandare un po' a tutti gli scettici che stanno in Molise, no? Che si dice sempre che in Molise è facile vincere i campionati, poi si va fuori e si fanno brutte figure. Da Campobassani avete visto che una squadra di calcio a 11 ha vinto una Coppa Italia nazionale e a calcio a 5 è arrivata una grande festa per voi. Sì, sì, ma infatti il messaggio è proprio quello. Oggi, quest'anno il Campobasso, hai fatto un bellissimo l'esempio tu, ha fatto benissimo in Coppa Italia nazionale e noi non siamo stati di meno e siamo andati addirittura a vincere in Sicilia davanti a 700 spettatori, a tenere testa una squadra siciliana che è arrivata seconda, e quindi questo significa che il calcio a 5 molisano è un movimento che sta crescendo e che anche fuori dal Molise può fare bene. Il lavoro, come dico sempre, il lavoro paga. Alla fine, dopo due mesi di sacrifici, abbiamo preso un bel risultato. Siamo contenti così. Michele Maro, oramai un abitué delle promozioni, è arrivata questa vittoria importante e bellissima contro il Nissa, siete passati per i playoff nazionali, era l'unica vittoria che ti mancava, questa di partecipare ai playoff e vincerla, è arrivata nella maniera più bella possibile. Sì, come dici tu, è arrivata nella maniera più bella possibile, no, era l'unica vittoria che mi mancava, visto di averne persa già una anni fa con la Isernia a Pisa, ma l'avevamo preparata troppo bene, cioè l'avevamo preparato quando dalla botta forte con la Win, quando abbiamo perso il campionato in casa. Siamo stati due mesi a lavorare duramente, ringraziando veramente una grande persona, un grande uomo che ha inculcato in tutti noi una voglia di lavorare, una voglia di combattere e una voglia di arrivare a festeggiare come dobbiamo festeggiare ora.